Da Campo Pasquato di Terni, un saluto a Marco Rompietti per assistere al secondo quarto di finale di Coppa Lega CSI. Due squadre oggi, Blechezza contro Dolcevita, che hanno sfiorato entrambe la vittoria di questo titolo. Entrambe hanno perso una finale. I Blechezza persero contro l'Ares, che allora era guitato da Leonardo Ridolfi, oggi capitano dei Blechezza, che quindi lui sì, quella coppa l'ha alzata. L'altra formazione è la Dolcevita, che perse la finale contro il Caffè Noir. Oggi ci si gioca l'appuntamento proprio per sfidare questi ultimi, ragazzi del Caffè Noir. In una gara tutta quanta da vivere e da scoprire, ci sono i Blechezza che sono feriti dalle ultime due sconfitte di campionato, che schierano in porta il portiere Daniele Domenichelli, in difesa la regia è affidata a Leonardo Ridolfi, laterali Fantauzzi e Lucarini, là davanti c'è Rosati, dall'altra parte c'è la formazione arnese che riporta Alderubin in porta, là dietro c'è Francia, laterali Carlosini e Luca Proietti e davanti c'è Lugenti. Pallone però non preciso per laterale che comunque tiene in campo, giocando ora su Lucarini che va giù sul contatto con Proietti, giudicato regolare. Allora che a controvede che è un 3 contro 1, Sini va a servire Lugenti che calcia Domenichelli, miracoloso. Sini, scucchiaiata morbida che premia Proietti che la alza anche lui, Lugenti la stoppa e calcia, azione molto pirotecnica dei giocatori narnesi. La giocata Proietti. Bella palla su Lugenti, Domenichelli, ci si fionda! Giocala! Sì, Lugenti di fatto regala palla a Lucarini che passa col mancino! Calcia fuori Leonardo Lucarini quando sono trascorsi 21 minuti. Basiliu la mette giù, tunnel non so quanto voluto ma comunque ottenuto. Poi il pallone buono verso Proietti che la spizza con l'esterno destro battendo così Domenichelli. Bella giocata della Dolcevita! Volutamente... non lo so, ma comunque riuscita alla grande con Luca Proietti e con l'esterno destro, la butta in porta. Siamo dentro al 24esimo, Proietti sguscia e passa, la mette al centro! La liscia Martella, la liscia anche Basilio. Martella, occhi chiusi su Ridolfi, che da buona posizione spara alto. Proietti passa su Fantauzzi, calcia col mancino! Un'altra grande giocata di Luca Proietti, un'invenzione nell'uno contro uno con Fantauzzi, brilla lui, se la porta sul sinistro, calcia all'angolino, Domenichelli non ci arriva e quando inizia il minuto di recupero Proietti fa 2-0. Dolfi con la punta, il tiro murata, attenzione a contropiede con Proietti, c'è anche Basiliu che lo accompagna, Proietti punta ancora una volta Fantauzzi e va, la mette al centro su Basiliu che se la perde, poi la ritrova ancora su Proietti, Quinzo è il suo, bravo Domenichelli. Francia, c'è spazio e termina qui la prima frazione di gioco, si chiude sul punteggio di 2-0 per la Dolcevita che nel finale la prima frazione di gioco ha squillato due volte con Proietti. Lucarini si gira, Lucarini chiuso, ancora Lucarini che chiama in contatto con un braccio, protesta il giocatore di Blechezza. Attenzione ancora a Proietti che si avanza, calcia e coglie il pallo. Allora facciamo un po' di ordine. Qui le proteste ora anche di Martella sul direttore di gara, le immagini sono queste, difficile giudicare. Intanto Rosati va a calciare e trova la parata di Rubini, si è scaldato il match, le immagini comunque ad ogni modo sono queste. Ora squadre lunghissime, ne approfitta Lugenti che calcia da buona posizione sul fondo, ma in questo secondo tempo il tatticismo è venuto un po' meno, almeno fin qui. Guadagna comunque fa laterale. Dopo i test d'anticipo c'è un contatto falloso, calcio di punizione. Sarà Leonardo Ridolfi incaricato a battere questo importante calcio piazzato. Parte il capitano dei Blechezza, Ridolfi. Col destro! Palla in buca d'angolo, tutto l'orgoglio del capitano Ridolfi che al minuto numero 3 nel corso della ripresa di mezzo lo svantaggio è 2-1 con questa staffilata col destro. Passa, sterza, toccato, calcio di punizione. Parte Proietti col destro! Bucata la barriera e Luca Proietti fa hat-trick personale quando sono trascorsi 8 minuti. La Dolcevita si riporta a un più rassicurante più 2 con Proietti. Punizione chiama punizione. Proietti beffa così Blechezza. Lucarini, il contesto è vincente. Rosati lascia lì per Lucarini. Ancora pallone per Rosati. Rosati calcia sul palo. Proietti se ne va in serpentina. Proietti! Ha sfilato un altro gran gol. Parte Lucarini col destro! Palo clamoroso di Leonardo Lucarini e questo forse è anche l'emblema di quante le cose non stiano girando bene Blechezza in questo momento della stagione. Rubini, Fantauzzi di testa su Lucarini che la gioca verso Rosati. Rosati, gran giocata la sua! Rosati!
Un gol bellissimo di Jacopo Rosati, che con cuore e caparbietà riesce a rimettere la testa a posto per i Black Cats. 3-2 quando sono andati via 11 minuti di gioco. Una grande giocata, quella che serviva a lui, quella che serviva ai Black Cats. Rosati lotta, Lugenti ancora, trova il corridoio per Proietti che è solo! Poker di Luca Proietti! Palla straordinaria imbucata per Luca Proietti, che poi a tu per tu col portiere lo trafigge tra le gambe. La palla di Lugenti, Proietti fa il resto, fa il bomber, quello che gli riesce meglio stasera. Poker per lui, 4-2. Lugenti, occhio a contropiede, è un 3-2. Si allarga Sini a destra, eccolo servito, Sini. Pallone di torno su Lugenti, che con una bella finta stoppa il pallone mettendo così a terra Domenichelli. Calcia forte, imparabile la sua esecuzione. Gran partita di Lugenti, che segna il punto del 5-2 quando sono trascorsi 13 minuti a Dolcevita. Mette le mani sul Final Four. Lo schema che favorisce Proietti, che va dentro. Domenichelli salva, mura su Lugenti. Ridolfi cerca lo slargo, passa in qualche modo Ridolfi che calcia. Altro legno dei Black Cats. Mangiata questa parte con Carlo Sini che avanza a testa bassa da solo, calcia Sini! 6-2! Mamma mia che dolce vita! In un momento di forma straripante la formazione arnese, Sini dopo l'occasione con il palo di Ridolfi parte a testa bassa, va a calciare sul primo palo beffando Domenichelli, mettendo il punto esclamativo sul passaggio del tunnel. Proietti, Fantauzzi lo chiude, poi lo scalcia da terra e qui si beccano ora. C'è giallo per Fantauzzi. Sini, Vasiliu, Proietti, la regala Rosati. Rosati calcia e lo fa male. C'è la Fantauzzi che sta arrivando. Proietti di getto su Vasiliu. Domenichelli viene fischiato il calcio di rigore, credo. Fallo tra portieri, si arrabbiano. No, diciamo la dinamica che Domenichelli è intervenuto sul pallone a mio modo di vedere. Poi nell'intervento ha rovinato sul portiere che poi vuole abbandonare addirittura il campo. L'arbitro ha decretato calcio di rigore senza esitazioni peraltro. Diciamo con onestà che a mio modo di vedere non c'è l'estrema punizione, perché è vero che Domenichelli non è uscito in maniera molto consona, ma è altrettanto vero che aveva preso prima il pallone. Il fatto sta che l'arbitro assegna calcio di rigore. Parte Francia che calcia sul palo. Perché hanno completamente mollato la presa. Proietti va a segnare il gol del 7-2, credo. E intanto viene spazzato ancora via il pallone. C'è un clima francamente, insomma, non positivo. Si capisce chiaramente il nervosismo di due squadre, insomma, che stanno giocando una partita molto tirata e insomma decisa. Fatto sta che comunque Proietti segna un altro gol, il quinto a sua partita. Non c'è più tempo, è game over, passepartout e la Dolce Vita che approda il Final Four, battuti i Black Cats che continuano il loro periodo difficile. Alla fine sono in arnesi a approdare alle semifinali. Assolutamente da ricordare, speriamo non la più importante, perché la più importante magari ci sarà più avanti, o in campionato, semifinale o finale di Coppa, vediamo. Però sicuramente, soprattutto un'ottima partita da parte della squadra, eravamo in 6 unità, tra cui due portieri, quindi Basilio che ha giocato in movimento, però sono davvero contento per la squadra, ce lo meritiamo. Dov'è la vera Dolce Vita? Diciamo che all'inizio magari quelli sempre presenti ancora dovevamo un po' amalgamarci, perché c'era Lorenzo Lugenti come nuovo, poi magari dopo è venuto Simone Galletti, Michele Gentili che è stato assente per infortunio, quindi sempre presente Matteo Lati insieme al presidente Francia, però non eravamo mai magari l'ossatura di 4 giocatori, e quindi a giro massimo 2-3, e cerchiamo sempre di essere gli stessi, così magari ci sono due innesti per partita e riusciamo sempre a tenere gli stessi ritmi. Da avversario, che consiglio vorresti dare ai Black Cats che stanno vivendo questo momento delicato, che potrebbe somigliare un pochino a quello del vostro inizio stagione da un punto di vista sportivo? Io penso che una squadra come loro, abituata come noi sempre a stare abbastanza in alto, comunque a fare partite importanti, semifinali, adesso 4-5 partite, penso che loro sarà la stessa cosa. Quindi come sarà la sfida col Caffenale in semifinale? Beh, ci avrà molti ricordi per quella finale che ancora ci sta qui, perché abbiamo perso dopo che vinciamo 3-1.
Non sarà una finale, però l'affronteremo come una finale, sono sicuro. Anche perché sono amici loro, però metteremo tutto noi stessi.